può finalmente vedere Dio. Prima di raccontarci quello che ha visto, deve però fare una premessa. Quello che racconterà per iscritto è poca cosa rispetto a quello che ha visto, così come la neve che al sole si scioglie, così come quando noi abbiamo un sogno e alla mattina ci svegliamo e rimane nella nostra mente soltanto la bellezza dell'impressione, ma non riusciamo a raccontarlo con precisione, così come le foglie della Sibilla che sono mosse dal vento e la sua sentenza che è stata pronunciata a voce non può più essere letta nelle foglie collocate per terra. Un quarto esempio che Dante ci pone è quello della nave di Argo condotta da Giasone. Scrive Dante, un punto solo, me maggior letargo che i 25 secoli alla impresa che fe Nettuno a mirar l'ombra d'Argo. È più facile raccontare dopo 2500 anni l'impresa degli Argonauti alla ricerca del vello d'oro che raccontare un secondo dopo la visione di Dio. Dopo questi esempi, Dante ci mostra quello che ha visto, guardando quella luce fortissima. Il primo momento della visione di Dio è quello di Dio carità, amore. Nel suo profondo, vidi che si interna, legato con amore in un volume, ciò che per l'universo si squaderna. Ho visto, scrive Dante, legato tutto assieme in un solo volume, ciò che invece nella realtà è squadernato, sono fogli sparsi, sostanze e accidenti e loro costume quasi conflati insieme, per tal modo che ciò che io dico è un semplice lume. Ho visto lì all'interno dell'amore e carità di Dio le sostanze, gli accidenti, cioè come la sostanza prende forma nella realtà e loro costume, che nel termine filosofico medievale si dice habitus, che è ciò che lega la sostanza all'accidente. Dante ha visto all'interno dell'amore tutta quella realtà che è confusa, che sembra spesso assurda, non legata assieme, eppure l'amore e carità di Dio lega tutto assieme, perché l'amore di Dio è l'unica forza che sa tenere assieme gli esseri umani, che sa tenere assieme le componenti della realtà, che sa tenere assieme quell'io che è lacerato e scisso. Dante percepisce che nell'amore di Dio tutto ciò che noi viviamo e che spesso sembra senza senso, tutto ciò che noi viviamo e che appare come dolore, sofferenza, tutto ciò che noi viviamo e che sembra non avere alcun collegamento col nostro desiderio di felicità, lì nell'amore di Dio si compie. Tutto torna, tutto assume un significato, perché la carità di Dio è come se riuscisse a riconquistare tutto ciò che è successo per un significato profondo e ultimo, ed è come se il male si sciogliesse. Dante continua a guardare quella luce e vede una seconda fase di Dio. È sempre lo stesso Dio, è sempre la stessa luce, ma sono gli occhi di Dante che riescono a comprendere meglio e a vedere più in profondità. Scrive Dante: nella profonda e chiara sussistenza dell'alto lume parvermi tre giri di tre colori ed una contenenza, e l'un dall'altro come iri da iri parea riflesso. Il terzo parea fuoco che quinci e quindi ugualmente si spiri. Dante in quella luce vede il mistero della Trinità, del Dio uno e trino,
Padre, Figlio e Spirito Santo. Il terzo cerchio, lo Spirito Santo, proviene dal primo e dal secondo. Questi tre cerchi hanno lo stesso raggio e hanno lo stesso centro, sono concentrici. E Dante osserva ancora meglio nel secondo cerchio, che è il cerchio ove è dipinta l'immagine dell'uomo, è il cerchio del figlio. Quella circolazione che si concetta pareva in te come lume riflesso dagli occhi miei, alquanto circospetta dentro da sé, del suo colore stesso, mi parve pinta della nostra effigie, perché il mio viso in lei tutto era messo. Dante osserva ancora meglio e vede il volto umano nel secondo cerchio. L'uomo è creato a immagine e somiglianza di Dio. Per questa ragione Dante nel secondo cerchio vede il volto dell'uomo, ma anche Dio si è fatto carne, si è incarnato in Gesù Cristo. Ecco perché nel secondo cerchio Dante vede il volto umano e Dante cerca di capire. Dante rappresenta ciascuno di noi che dinanzi al mistero di Dio, dinanzi al mistero della realtà, vuole comprendere meglio. Ed è per questo che Dante si paragona ad un geometra. Leggiamo: qual è il geometra che tutto si affige per misurarlo cerchio e non ritrova, pensando quel principio, onde l'indige, tal era io. A quella vista nuova. Veder voleva come si convenne l'imago al cerchio e come vi si indova, ma non erano da ciò le proprie penne. Dante appare come un geometra che cerca quel numero pi greco che è fondamentale per misurare la circonferenza. La ricerca della quadratura del cerchio è uno dei grandi problemi dell'antichità. Dante deve trovare il rapporto tra il raggio e la circonferenza, ma non riesce a trovare questo numero, questo pi greco. Dante vorrebbe misurare l'infinito, vorrebbe capire totalmente Dio, il mistero, ma non è in grado di farlo. Una volta ancora, Dante nel Paradiso utilizza la geometria. Si era avvalso già nel canto 17° della geometria piana con l'immagine del triangolo, i cui angoli interni sommati misurano 180 gradi, e della geometria solida quando aveva parlato del tetragono, ovvero del cubo. Qua Dante utilizza la geometria, quella che indaga e ricerca il pi greco per trovare la circonferenza. L'uso della geometria rappresenta proprio il tentativo umano di misurare la realtà. È un tentativo bello, dignitoso, ma Dante si deve arrendere davanti all'impossibilità di comprendere totalmente il mistero. Si conclude il Paradiso con questi versi: all'alta fantasia qui mancò possa, ma già volgea il mio disio e il velle, sì come rota che ugualmente è mossa l'amor che muove il sole e le altre stelle. Dante utilizza qui la fisica. Dante scrive che l'amore che muove il sole e le altre stelle, cioè Dio, che è richiamato qui con un verso che a sua volta conclude in maniera circolare l'inizio del paradiso, la gloria di colui che tutto vuole, che tutto muove. Ecco, questo Dio che muove tutto e da cui ha origine tutto,
faceva rivolgere il desiderio e la volontà di Dante verso terra, perché altrimenti Dante sarebbe rimasto sempre lì a guardare questa bellezza, perché Dio è la risposta all'umano desiderio di felicità. Ed ecco che Dio, l'amore di Dio, ricompone la volontà e il desiderio. Spesso la nostra volontà non coincide con il nostro desiderio. Spesso noi fatichiamo a compiere delle cose che sentiamo come un dovere. Ed ecco che l'amore riesce a sanare questa frattura dell'uomo, riesce a far sì che quello che è il dovere dell'uomo divenga desiderio. Quando c'è l'affetto e c'è l'amore, noi compiamo le azioni con brama. Ecco che l'amore porta Dante a ritornare sulla terra e l'immagine, sì, come rota che ugualmente è mossa, richiama la fisica, richiama il movimento della ruota e la velocità angolare, che in ogni punto della ruota è uguale. E Dante ci sorprende, ci mostra come per lui cultura e visione della realtà coincidano con una visione integrale, con un senso complessivo della realtà. L'amore è il significato di tutto. L'amore è la legge della realtà e nel contempo l'amore è la legge del cuore. Ed è per questo motivo che quando noi amiamo siamo felici. Sant'Agostino scrive che il nostro cuore è inquieto finché non riposa in te, o oh Dio. Sant'Agostino scrive ancora: siamo quello che amiamo. Manzoni, nei Promessi Sposi, proprio nella conclusione del romanzo, dirà che forse conviene non tanto pensare a stare bene, ma pensare a fare bene, cioè a compiere il bene. E forse staremmo meglio. Nell'amore c'è il segreto della felicità.